arriva in cucina con delle ricette a base di Poppit. Non è che lo mangiamo, eh? No, 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 per carità, ragazzi, ma lo useremo come stampo e anche come ispirazione. Davvero? Davvero, veramente. Davvero. Cominciamo. Aspetta, domanda del giorno. Chi ha tagliato i capelli oggi? Io. Ta-da! Io. Ciao Pier, ciao Aurora. Grazie al nostro mitico parrucchiere. Bello, bello, ci piace, ma ci piace anche assaggiare. Sì. Le meringhette. Come penso. La frutta, i pops, le nocciole, i canditi all'arancia. Tutti diventeranno degli ingredienti matti che dobbiamo mettere proprio qui dentro il Poppit. Iniziamo subito. Silicone. Sì, alimentare. Alimentare. Verificate quindi che il Poppit che avete preso, se come avete in casa. Come le meringhe, così? Bravissima, proprio così. Sia di silicone alimentare, ce ne sono anche i materiali un po' diversi. Ma devo rispettare i colori quando metto gli M&M's? Ma no, puoi fare come vuoi, ah, perché dopo male. Questo è solo uno stampo, E questa è solo la ricetta numero uno, ragazzi. Ah, perché okay. Una, questo lo utilizzeremo per fare un lecca lecca gigante. Questo invece lo utilizzeremo per fare un goloso dolce cioccolato. E poi ci sarà anche la torta, magari utile per festeggiare i compleanni. Io metto le meringhe. Regina dello zucchero. Io gli M&M's. Ah, ma li stai scegliendo colorati, Ale? Certo. E quando mi avanza uno, tipo il marrone, purtroppo non c'è. Bisogna ovviamente assaggiarlo. Che poi è rilassante anche riempire il Poppit. Se invece ci volete giocare, ragazzi, vi lasciamo il link in descrizione, il video con la sfida di coppia tra me e Ale, in cui vi mostriamo diversi modi per giocare con il Poppit. Consiglio, mettete le meringhe a testa in giù, perché dopo il dolce va girato. Girato. In questo modo avranno la puntina che vi guarda e vi dice mangiami, mangiami. Approfittate anche per fare un disegno, ad esempio. O dividere in diverse aree, di modo che i fanatici delle meringhe prendano questo pezzo. Quelli degli M&M's questo, noccioline, canditi. Ce l'è per tutti, sbizzarritevi. Poi tutto, c'è il mio arcobaleno. Se li trovate, vi consiglio... E anche il mio. Vi consiglio anche i mini marshmallow, sono proprio buoni. Abbiamo sciolto del cioccolato al latte, col quale cospargeremo... Vai di colata! ...tutta la superficie del Poppit. Oh, è troppo romantico. Si può fare ovviamente anche con quella fondente. È romanticamente dolce, Mate. Qua devo integrare un po'. Ma come si fa a non mettere il dito sopra? Ops, mi è scappato! E... Non ho preso niente, ho sbagliato, via, ecco. Via da lì. Bisogna dare una leccatina. Abbiamo usato anche la teglia, onde evitare, no, che... di allagare la cucina di cioccolato. Ecco, una goccia di cioccolato vada sprecato. E adesso la fondente. Che cosa? Se volete, ragazzi, potete utilizzare anche il cioccolato bianco. E poi... di chi è quel dito? Di chi è quel dito? Ti ho visto, Niki? Non è vero, non è di Matti. Guarda che brava che guarda in religiosa adorazione. Della cioccolata. Non posso. Non potete. Se volete ottenere un effetto marble, potete mescolare il bianco allo scuro e con uno stuzzicadente creare, sai, quelle spiralette, per fare degli effetti speciali. È il momento del biscotto! Che più largo è e più piatto è, e meglio è, ragazzi. Dobbiamo cospargere tutta la nostra superficie di biscotti che vanno messi, vai Matti, uno a fianco all'altro, e quando la misura non è perfetta bisogna assaggiare. Esatto. Vulcano. Il vulcano? Slurp? E quella cosa, Niki, cos'è? Cosa stai facendo? Con innocente silenzio? Hai il mento di cioccolato, Niki? Sì, perché la cioccolata può uscire ai lati della teglia e potete utilizzare i biscotti avanzati per la pulizia. Adesso basta assaggiare, è il momento di raffreddare. Dritta in frigo! Dopo vi sapremo dire per quanti minuti. La assaggeremo e verificheremo tutto. Ciao, ciao! Poppit! Per la seconda ricetta, mentre si raffredda la prima, bisogna poppare! E adesso? Che abbiamo poppato, si spruzza. Questo è dello spruzzino pensato per non far attaccare i cibi alle teglie. Adesso riempiamo di zuccherini. Che poi si vedranno, quindi il nostro lecca lecca sarà decorato. Anche se siete golosoni, non esagerate. Anche perché quelli che avanzano li potete assaggiare. Sono accigliata. Oh, è anche gommata! Anche Niki ha accigliato! Cominciamo! Con questi vermetti di gomma, delle semplici gelée, un colore alla volta, lo sciogliamo e poi lo versiamo. Dopo averlo sciolto, con l'aiuto di un adulto, perché scotta veramente tanto... Occhio! E fatelo velocemente. E velocemente lo mettiamo... perché le gelée tengono subito poi a rigelarsi. Sì. Se serve potete aggiungere anche un goccino d'acqua per rendere più liquido.
il tutto. Usiamo la gelatina anche per bloccare il bastone di sostegno. La famiglia dei bruchi e fermento devono farsi sciogliere. Non vedo l'ora. Li ho ordinati. Di entrare. Allora, prima faremo il verde e poi faremo il giallo. E per ultimo l'arancione. Tocca al verde, giallo! Mi piace! E infine arancione! Dopo una bella schiacciata con carta forno, lo mettiamo in freezer. Siamo arrivati al terzo dolce! Mentre aspettiamo che i due si preparino. Mi sto massaggiando! Con cosa ti stai massaggiando, scusa? Ma no, fuori il mattarello. Sì, dobbiamo creare il vulcano. 300 grammi di farina. Andiamo a preparare una pasta frolla. Aggiungiamo 100 grammi di zucchero, 100 grammi di burro ammorbidito, un uovo intero e un tuorlo. Nicolo, Matti, seleziona il tuorlo, butta tutto lì in mezzo. E Matti, butta quello intero. Occhio all'eruzione. Occhio all'eruzione. E adesso un pizzico di sale. Ecco qui. E siamo pronti per impastare. Mescolata di coppia! Mentre lavoriamo la pasta aggiungiamo un pizzico di lievito per dare un po' di volume alla nostra pasta. Una volta ottenuto l'impasto bello omogeneo, facciamo una bella palla, la avvolgiamo nella pellicola e via in frigo per circa un'oretta. E intanto si assaggia. Si assaggiano, sì, le delizie che abbiamo preparato. Ragazzi, piano piano, mi raccomando, togliamo la carta. Con calma ce la facciamo. I colori sono venuti. Adesso l'operazione più difficile. Dobbiamo togliere il poppet. Funzionerà, ragazzi? Basta poppare un pochino. È vero. Piano piano. Il poppet ci aiuta. Piano piano. Ragazzi, intravedo. No. Il lecca poppit! Il lecca poppit è quasi pronto! Attenzione, Il poppit vincerà! Infatti ha vinto! Voilà, ragazzi! Ma che bello! La più piccola che mangia! Leccata d'assaggio! Che dici, Mate? Tra zuccherini e gelatini... voleva assaggiare anche la mamma, però, ragazzi. Che dici, Nikki? Buona! Ah, fredda? Sei qua! Grazie. Oh, ma è tutto morsicato. Allora, buono, ragazzi. Funziona. Questo è buonissimo, ma come sarà l'altro? Quello gigante? Andiamo in frigo. Andiamo in frigo. Oh, il tamburo suona. I tamburi suonano. Non è cambiato molto. No. Perché l'importante è che... però è rigido, È rigido. Non saremmo mai riusciti a prenderlo in questo modo. E a girarlo. Ma fatelo con calma. Che spettacolo popposo. Anche qua si può poppare per aiutarsi. Mi sbucca fuori una meringhetta. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Escono le meringhe. 8. Guardate che bene che si stacca, ragazzi. Ah, la caramellina. Ah! L'hai poppato, Ale. No, tanto dobbiamo mangiarlo a pezzi comunque. Questi sono i miei colori. Io intanto me lo mangio. Questo... è uscita una barretta. Com'è, Mate? Io biscotto, cioccolato, meringhe, ecco, Smarties. Lo vedo. Non è certo una ricetta leggera. È il momento della granella e della cioccolata fondente, come vedete. È vero. Si vede il cambio di colore. Guardate che meraviglia. Che risultato. Ma come si fa ad assaggiare? Bisogna lasciarlo così. Ok, ragazzi, siccome mi avete dato l'esempio, io assaggerò questo pezzettino angoletto. Meringa, sei mia. Ragazzi, non ho parole. È buonissimo. Confermo, super buona. Che parte stai mangiando? Tutta quel caramello. Buona, è anche finita. Baffona! È il momento della torta. Questa volta le gelatine le faremo noi. Iniziamo dai colori. Matilde fa il giallo, l'arancione e il rosso. Io faccio il blu, il verde e il viola. Schiaccio il rosso, intanto così che sono molto forti i rossi, no? Guarda lì. Io lo uso per il viola. Fai vedere, mescola. E col rosso poi ci vuole il blu. Eccolo qua. Quando uno entra nell'altro. Bravissimo. Ecco la miscia colore che non so cosa serve, ma è quello che sto facendo. 3 cucchiai assieme per una triplice mescolata. È il momento della gelatina, mezza bustina. Occhio. Per bicchiere. Sono bustine da 8 grammi ciascuna. Il bicchiere mescolo tiene circa 250 ml d'acqua. È gelatina istantanea. La trovate nel reparto dolci e quindi funziona anche a freddo. Infine mezzo cucchiaio di zucchero in ciascun bicchiere. Ci vuoi aiutare a mescolare?
Altrimenti, arrivo io. Altrimenti le vostre gelatine non saranno dolci, ma avranno il sapore dell'acqua. Volendo si possono aggiungere anche aromi. Aroma di arancia, aroma di limone, anche succo di limone ovviamente. Filtriamo ogni colore. Vi consigliamo di farlo in una brocca con beccuccio, perché ora arriva la parte della pazienza. Già. Versare una goccina in ogni forellino. Abbiamo ripulito il nostro Poppy gigante quadrato. E ora bisogna versare per bene, stando solo all'interno del Poppit. Oppure abbiamo trovato il trucco segreto. Con una siringhetta pulita si riempiono benissimo. Guardate che differenza, brocca con beccuccio. Non degli esperimenti però. Siringa, no, non quelle usate per gli esperimenti scientifici, ma quelle che si usano per le medicine. Siringa anch'io. Ma quanta pazienza avete, ragazze? Tanta. È stato un bel lavoro. Guardate ragazzi, abbiamo riempito tutti i Poppit, che adesso andranno in frigo per addensarsi. Fuori la pasta. È vero. Dentro le gelatine. Mi raccomando, metterle su una teglia per evitare che non vada persa neanche una sola goccia. Stendiamo la pasta. Togliamo la pasta in eccesso. E è stata tolta così. Ti ho beccata. Vai. La tortiera era già infarinata e imburrata. Con l'avanzo adesso facciamo Assaggiamo. Il giro. No, non è pensato per assaggiare. Ma facciamo un giro giro, sì è buono, lo sappiamo. Tutto attorno alla torta. Mettiamo il contorno. E dopo al centro sotto ci metteremo la crema pasticcera, vero? Mm-hmm. Sì, e anche i Poppit. Ragazzi, avanza della pasta. Che peccato, amati. Buona, con le uova del nonno. E adesso il trucco del cecio, oppure fagiolo, oppure lenticchia, insomma. Servono a mantenere la forma, ovvero loro non si cucineranno, cioè si scalderanno ma non si cucineranno nel forno, e ci aiuteranno. Ma le mangeremo noi? No. Servono a mantenere appunto in forma la torta, che in modo che cucinandosi il bordo non cada. Adesso in forno ventilato a 180 gradi per circa 20 minuti. E ora la crema pasticcera. Per un litro di latte usiamo 4 tuorli. Li separiamo dai bianchi così. E direttamente in pentola. 4 cucchiai di zucchero. Mescolate per bene, ragazzi. La mia nonna mi diceva che questo era il segreto della crema pasticcera. Mescolare, mescolare, mescolare. Ora 4 cucchiai di farina. Ricordatevi il numero 4 se fate un litro. 4, 4 e 4. E ora a piccole dosi, se no si formano grumi, aggiungiamo un litro di latte e portiamo a bollore. Noi intanto togliamo i ceci. La torta si è cotta, i ceci sono tiepidini. È pronta solo la base però. E in realtà teniamo per una prossima volta. Sei già pronta? Amati, è pronta anche la crema. Bene, allora liberiamo lo spazio, così poi facciamo una colata di crema pasticcera. Guarda come cola. Cola sul tuo dito, Nick. Occhio che scotta. Mi raccomando. Poi la lasciamo raffreddare e quando sarà bella fredda ci mettiamo le gelatine. Dopo una notte di attesa si poppa. Ting. E si mette. Sono gelate. Eh sì, mi ha messa in frigo. Vai, così la gelatina resta ancora più in forma e ha assunto la forma del Poppit. Ma quanto carino è l'azzurro! Non dire come il viola, Papà, tocca il giallo! Bene, io adoro il giallo. Riuscirò a tagliare una fetta dritta? Papà, non serve che ce lo dice lo stupendo. Lunga, lunga così, mi mangio una strisciata di Poppit torta. Questo? Sì. Trucchetto dell'esperto, per posizionarle in modo preciso, stuzzicadente. Tocca al rosso! Siamo arrivati al colore di Nikki! E l'effetto arcobaleno sta prendendo forma. E finiti i colori si ricominciano. Sequenza dopo sequenza. Ale, quanti ne mancano ancora? Pochi. Non ce la facciamo? Casomai mi imbrogliamo un po'. No! Nel sì, senso dai. Che mescoliamo i colori. Perché non tutti i Poppit riescono col pop. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Vado? Aspetta, Ale, facci contemplare questa pupposità! Dai. Va bene, golosetti! Va bene, golosetto! Avete visto che effetto? Sembra proprio un Poppit, ti verrebbe da schiacciarlo. No, più le zampe! Dovresti assaggiarlo! È morbidoso come un Poppit! È il bello delle gelatine! E se usate la tecnica di farle con lo sciroppo che dicevamo prima, potete farlo ovviamente anche col sapore che volete voi.
Bravissima, la nostra pasticcera. Bene. Brava. È la prima volta che ce l'ho fatta. Se l'è tagliata. Bravissima, Mati. Anche io ci provo con la mia fetta. Ma è carina anche la fetta, posso dirlo? È molto carina. Allora, io ne voglio una con tanto giallo, eh. Io una con tanto rosso. Il rosso ce l'hai, sì, posso io? Ok. Grazie, sì. Guarda, avevo il rosso per te. Ops, chi ha dimenticato di mettere le forchette? Tu. Ok, le vado a prendere. Ma va bene anche con le mani questa. Eh sì, si riesce. Guarda il ripieno di crema pasticcera. Cosa dici? Buona. Ragazzi, funziona. Fateci sapere se lo farete nei commenti del nostro profilo Instagram GBR. Posso bis? Certo, a noi la torta è piaciuta. E se a voi è piaciuto il video, mettete un pollicione! E non confondete la torta Poppit con il vero Poppit. Iscrivetevi ragazzi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Ciao! Ciao!